Ciao a tutti! Allora, scusate la faccia perché nell'anteprima prima mi sono spaventata, sono un po' stanca, un po' provata e parecchio allergica, quindi insomma non ho una bella faccia da vedere, ma vabbè, mi prendete come sono. Allora, video haul perché in questi giorni ho fatto un bel po' di acquistini. Beh, io direi che partiamo subito così non perdiamo troppo tempo. Allora, ho visto l'ultimo video haul di LittleSnake90. Martina, ciao! Ti saluto, visto che guardi sempre i miei video e io guardo sempre i tuoi, con molto piacere, devo dire. Nell'ultimo video di LittleSnake90 c'era l'offerta col giornale Grazia e lei aveva trovato questa crema di Vichy. Allora, io oggi sono andata all'edicola sperando di trovarlo. In realtà, ho trovato il giornale Grazia, tra l'altro, LittleSnake, dimmi se è lo stesso giornale, perché io in realtà con questo giornale ho trovato un'altra cosa, che è questa crema. Forse sono arrivata in ritardo e quindi è già il numero dopo, però io ho trovato, c'era il giornale così, qua così, chiaramente con la plastica, e ho trovato questo campioncino di Biotherm, che adesso vi faccio vedere in maniera più dettagliata. È un Aqua Source Deep Serum, quindi è un siero viso per tutti i tipi di pelle. Vediamo se dice qualcos'altro. Concentrato di idratazione profonda e di luminosità. Ed è questo qui. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, è così. Sono 10 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi e dentro, praticamente aprendolo, c'è un tubettino così, di questo bel colore Deodamenta. E io devo dire che campioncino e giornale erano scontati invece che 1,80 a 1,50. Quindi insomma, ho detto ma sì, assolutamente sì, anche perché voglio dire 10 ml, un buon campioncino, quindi insomma questo qui. Non ho trovato la crema di Vichy, però ho trovato la cremina di Biotherm. Poi, questo non è un acquisto che ho fatto, però è un regalo che mi ha fatto una mia allieva, quindi che ringrazio, una cucciola di 12 anni, che io ovviamente ho già aperto, è il Lips Maker, il burro cacao alla Coca-Cola, perché praticamente io l'avevo visto in un video di non mi ricordo più chi, e poi l'avevo visto a questa ragazzina, ho detto ah dai, hai il burro cacao alla Coca-Cola, e allora lei la volta dopo poi me l'ha portata e mi fa impazzire perché intanto è enorme, cioè guardate a confronto della mia mano, veramente grossa, ovviamente io l'ho aperto, è così, mi ricorda la colla Pritt, sapete la colla Pritt con la stick? È così, non l'ho ancora usato, perché sto finendo altri due burro cacao che spero finiscano presto nei finiti, nei prodotti finiti. È così, poi chiaramente marroncino, ovviamente ha un profumo di Coca-Cola che è qualcosa di fenomenale, cioè vi voglio di mangiarselo. Quindi grazie mille Alice, io non, so che le mie allieve non seguono i miei video e non voglio che li seguano, infatti sono. Cioè, non mi ha detto nessuno assolutamente che faccio video, però io comunque la ringrazio perché è stata carinissima. Poi, invece, un burro cacao che ho comprato io, ero andata da Mondadori e ho visto che c'erano questi burro cacao a forma di gufo, che piacerebbero molto a LittleSnake, carinissimi, però costavano tipo 4,50 euro, cioè comunque costavano abbastanza. Poi sono andata dai cinesi e ragazzi, cioè, identico, l'ho trovato identico a 1 euro. Avrei voluto prenderne qualcuno in più perché per questo prezzo sinceramente, però questo era l'unico che aprendolo non era acciugato con le dita, era l'unico intonso e quindi ho detto no vabbè prendo solo questo perché se è acciugato con le dita mi fa un po' schifo sinceramente, comunque è carinissimo così e ha sotto il lip gloss, il lip balm perché non è un gloss, non ha particolare profumo, se non un retrogusto leggero di mandorla, quindi vabbè, dovrebbe essere buono. Poi ho fatto un ordine Avon, in realtà ho ordinato poco, perché
perché ho preso solo, è uscita la linea quella albicocca e burro di karité, e ho preso lo spray corpo. Potete immaginare se io non compro lo spray corpo nuovo che esce, lo spray corpo che è questo qua, della Naturals. Sono 100 ml e io l'ho pagato 2,95 da campagna 1 o 2, non mi ricordo. Comunque questo qua, e ho preso anche, che però non ho da farvi vedere perché ce l'ho di là in bagno e non l'ho tirato fuori stupidamente, il gel doccia. Il gel doccia che finirà, ragazze, prestissimo tra i finiti, perché io questi li ho presi da 2 settimane, 3 settimane, cioè questo è già quasi a metà e quello lì è praticamente addirittura d'arrivo, quindi nei prossimi finiti ci sarà sicuramente l'altro prodotto, questo non lo so, ma sicuramente l'altro. Ragazze, sono favolosi. Hanno una profumazione, io ogni volta che esce una nuova acqua corpo di Avon dico: ah, questa è la migliore, poi esce sempre un'altra e dico sempre che è la migliore, ma questa qua per me adesso è la migliore perché ha un profumo veramente strepitoso. Poi sono andata da Yves Rocher, io non ero, cioè ero già entrata nei negozi Yves Rocher, comunque ci sono in vari centri commerciali, però non avevo mai provato niente, nessun prodotto. Poi ho visto un video di J'adore le make-up, Gabriella, che salutiamo, ma non credo che passerà mai dal mio canale, ma va bene, la salutiamo. E lei promuoveva il gel doccia, questo qua, al Tiare. E praticamente quando io sono andata da Yves Rocher erano questi gel doccia in offerta, allora ho detto: ma sì, perché no, non ho mai provato niente di questo marchio. E ho preso il Tiare, che ha questo profumo di pulito, di bucato, di non lo so, molto molto buono. Poi ho preso questo qua ai grani di caffè, questo è molto forte, cioè sa proprio di caffè, ma molto intenso, cioè tantissimo, bello strong, è un caffè nero bollente questo, ed è così. E poi ho preso questo qua perché mi incuriosivano troppo queste profumazioni, comunque abbastanza particolari. Questo è fantastico, questo so che sarà uno dei miei preferiti, è i fiori di cotone. E questi li ho pagati, erano in offerta a 1,95, quindi li ho presi tutti e tre, e uno probabilmente quello al caffè lo regalerò, insomma, a mio fidanzato. Quando ho preso questi tre gel doccia ho fatto la tessera Yves Rocher. Quando tu fai la tessera ti danno un buono, almeno a me l'hanno dato lì alla cassa, ma io so che poi arriveranno per posta gli altri buoni. Ogni buono ti dà diritto a un premio del mese gratuito e generalmente degli sconti. Quel buono lì aveva il 40% di sconto. Quindi cosa è successo? Che io poi ci sono ritornata da Yves Rocher, infatti ho qua il giornalino che ho fregato. Sono tornata da Yves Rocher e all'inizio ho chiesto il prodotto omaggio, ovviamente mi hanno chiesto: ma non fai l'acquisto, cioè comunque vogliono che compri. Vabbè, ci sta. Anche perché se tu prendi col coupon il regalo, poi non hai diritto allo sconto, cioè se tu quello sconto non lo utilizzi lo perdi chiaramente, non è che puoi prendere il regalo una volta e poi anche il 40% di sconto un'altra volta. E quindi io ho detto: vabbè, cioè sono qua, 40% di sconto, comunque un buon prezzo, e ho preso col 40% di sconto questo profumo qua, Monoi Eau de Vahiné. Allora, questo qui io l'ho sentito, non ho avuto dubbi, ho detto: no, voglio questo qua perché assomiglia moltissimo al Tahitian di Avon, la confezione è così, ed è secondo me un profumo buonissimo per l'estate. Vabbè, è un po' differente da quello di Avon, questo è più sulla vaniglia, il Tahitian di Avon è più sul cocco, però è proprio un profumo estivo, cioè non so, il classico profumo estivo, e quindi sa di vaniglia misto cocco misto estate. E quindi ho preso questo qua. Allora, questo qui veniva qui lo scontrino, 19,95, col 40% di sconto è costato 7,98. 7,98. Poi ho preso a 9,50 questo qui sotto, questo qui che il mio fidanzato se ne era innamorato, che è questo profumo alla noce di cocco, e anche questa, ragazza, ha un profumo, vabbè, noi siamo amanti
amanti del cocco, quindi cioè, ci piace proprio. Quindi se vi piace il cocco io ve li straconsiglio. Questo non era, non tutti i prodotti che ci sono da Hydrocher sono soggetti allo sconto che ti danno. Questo non si poteva scontare. Quindi vabbè, ho preso questo per lui non scontato a 9,50 e ho preso per me il non scontato. E mi hanno regalato, questo mese il regalo era un mascara che ha questa confezione qua. Io non so cosa vediate perché c'è davanti la plastica, quindi non so se si può così vedere bene. Io ho preso quello nero, comunque sto mascara quando ho visto sullo scontrino mi è venuto un coccolone perché sto mascara costa 16,95 euro, che mi hanno poi tolto ovviamente perché era un omaggio, vedete qua. E quindi vabbè, con 20 euro mi sono portata a casa due profumi e un mascara, che alla fine non è neanche male. E questo è da Hydrocher. Dopodiché adesso io so che scatterà la memoria piena, brutta, brutta cattiva di una telecamera. Eccoci, non ho fatto in tempo a dire, adesso mi si ferma la videocamera che si è fermata giustamente. Non ci facciamo mancare nulla. Allora, eravamo arrivati alla fine di Hydrocher, che avevo preso i miei prodotti, mi ha mandato mio omaggio. Andiamo avanti. Allora, sono andata da Kiko. Allora, sono andata da Kiko e in realtà vi devo dire la verità, a me la nuova collezione non piace, è quella estiva. Non mi piace, non ho visto sinceramente nulla di particolarmente nuovo, i colori mi sono sembrati un po' sempre quelli. Oh, mi spiace, non ho, della nuova collezione non ho comprato niente. Ho preso però, c'era in offerta, oltre, vabbè, c'era in offerta gli smalti, ma di smalti ho fatto il fioretto che non ne compro per ora fino a che non ne conosco almeno qualcuno, quindi non ne ho comprati. Ho preso però, c'era in offerta i mascara, a 2 euro quelli colorati. Allora, io questi vi devo dire la verità, io ho preso il 9 e il 10, si che sono rispettivamente quello bordeaux e quello più dorato. C'è un fidanzato dalla finestra che mi fa le smorfie, non riuscirei a farmi ridere. Cioè, ma pensa a te cosa mi tocca fare, veramente. Allora, sono questi due qua. Questo è il 9. E questo è il 10. Non vedo un cavolo dall'anteprima, ma poi sicuramente vedrete qualcosa. Ripeto, non me li apro. Io adesso vi spiego perché. Io non li ho mai provati, quindi non so in realtà come sono. Però io questa intenzione di metterli, tengo chiusi perché ho intenzione di metterli nel makeup contest che ho deciso di fare. Allora, innanzitutto vabbè, ho un botto di idee, adesso vedremo perché ne devo scegliere chiaramente una per il makeup contest. Tanto ho ancora, siamo a 69 iscritti, quindi ora dei 100 ho ancora modo di pensare. Però ho sicuramente intenzione di fare primo, secondo e terzo premio. E quindi sto iniziando a raccogliere così, un po' di cosine. E questi appunto li ho pagati 2 euro l'uno. Ecco qua lo scontrino. E questo per quanto riguarda Kiko. Quindi questi sono per voi, per chi vincerà il makeup contest. E bon. Poi sono stata da OVS, anche lì, anche da OVS sono stata allo stand Essence, allo stand Shaka, boh, non so, non mi serviva niente, non mi piaceva niente, non ho comprato niente, però ho comprato, mi piaceva, vabbè, faccio vedere, ho tenuto la borsa, che brava, brava. Però ho guardato i vestiti e mi è piaciuta, mi piace tantissimo la linea Baby Angel, quella di Fiorucci. E a 12,99, guardo ancora il cartellino, ora lasciate stare che è stropicciata perché è stata nel sacchetto, perché ho detto prima del video haul, non si muove questa, ho preso questa magliettina così, se vi tolgo l'etichetta, con questa bella così, immagine, a me piacciono tantissimo, sia le immagini che hanno le pubblicità, quelle vecchie, un po' anni 50-60, se no queste immagini così che ricordano un po' lo stile Liberty. E niente, così è un po' lunga, ha questo spacco dietro, vediamo se riesco a farvelo vedere, ha lo spacchetto dietro, ecco così. E niente, insomma, mi piaceva, 12,99 non era
vivo e quindi non so se vi ho fatto già vedere lo scontrino, ve lo faccio rivedere e comunque è questo qua. E buon. Poi sono stata da Pinky. Allora, qua vi devo fare una premessa un po' lunga, spero che non vi annoierete, ma ho un consiglio da darvi. Allora, se voi andate sul sito www.altaopinione.it, ve lo scrivo comunque anche sotto nell'info box, vi fanno registrare, cioè vi fanno compilare una scheda. In base ai vostri requisiti, ogni tot vi mandano delle mail. Queste mail contengono dei sondaggi. Ogni sondaggio nel quale vi qualificate, ovvero arrivate a fine sondaggio, vi danno un premio che va da 0,50 centesimi di euro, 0,75, 1 euro, 1,50 euro, fino ad arrivare a un massimo di 3,50 euro. Ovviamente sono rari quelli da 3,50 euro. Quando accumulate nel vostro profilo 20 euro, dopo aver fatto un tot di sondaggi, questo in genere accade in 6 mesi, un anno, quindi non pensate che festa grande. Però ogni volta che accumulate 20 euro potete scegliere di ricevere la vostra ricompensa, che può essere o una ricarica telefonica o un ticket compliments spendibile in una serie di negozi convenzionati. Ora, io mi ricordo i tre che sono accessibili a me perché sono vicino a casa mia, che sono Pinky, Longoni Sport e Euronics. Ora, io, a parte che ogni volta che arriva questo ticket, vi arriva per posta e ci mette più o meno dai 15 ai 20 giorni per arrivare, anche se sul sito c'è scritto un mesetto, ma in genere arriva da Londra, perché Alta Opinione è gestito da una ditta londinese. E a parte che ogni volta che arriva appunto questo coupon io sono felice come una Pasqua, perché si va a fare shopping. E comunque io vado sempre, cioè solo una volta sono andata da Longoni Sport e ho comprato le scarpe Puma a 19,90 con il ticket. E invece questo giro, cioè diciamo che le ultime due volte sono sempre andata da Pinky, e ho comprato in realtà col coupon, ho preso, vabbè, dei semplicissimi leggings neri, ragazzi, nulla di che, cioè sono così, vanno fino in fondo, fino alla caviglia e sono stretti in fondo, cioè niente di metafisico. Sono leggings neri, costavano 8,99 e buon, sono questi qui, così. Io ho preso una taglia M, perché comunque non la S, ho sempre paura che mi sia stretta. E poi ho preso una magliettina, ma anche questa molto semplice in realtà, ragazze, niente di che. Così, con le righine, rimane anche abbastanza larga, anche questa è una M, l'ho presa abbastanza abbondante da mettere appunto con i leggings. E anche questa costava 1 euro in più, 9,99. Quindi siccome comunque non raggiungevo i 20 euro, allora cosa ho fatto? Ho preso una cosina per voi, sempre per il make-up contest. E ho preso negli accessori, sempre se ce la faccio, negli accessori ho preso questi orecchini, fatti così, molto carini, che saranno rispettivamente primo premio, secondo premio e terzo premio del make-up contest. E questi venivano 3,95 euro. Vabbè, comunque 3,95 euro, e siccome io avevo appunto il coupon, vedete, così, io alla fine ho pagato solo 2,93 euro. Vabbè, comunque qui non... Quindi, e mi hanno anche dato, vabbè, una serie di sconti, che poi guarderò con più attenzione, che vanno fino al 2 giugno. Quindi, insomma, io vi consiglio di iscrivervi al sito Alta Opinione, perché comunque, sì, è vero, i sondaggi richiedono comunque un pochino di tempo, però è una cosa che se la fate come me a tempo perso, non vi costa fatica, non vi costa nulla, e comunque ogni tot avete o una ricarica del cellulare o un coupon spendibile in shopping, come faccio io, quindi ve lo consiglio caldamente. E niente, ragazzi e ragazze, io penso che questo sia tutto. C'era un'altra cosa che volevo dirvi, ma sono stordita e non me la ricordo. Se me la ricorderò vi farò un altro video. E niente, penso che questo sia proprio tutto. Ricordatevi il make-up contest per 600 iscritti, se non vi siete ancora iscritti e avete piacere iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!